Buonasera a tutti. Ieri, anzi, a notte tarda abbiamo completato, io ho firmato il nuovo DPCM che introduce le nuove misure restrittive, misure che ci consentiranno di affrontare questa nuova fase della pandemia. La curva epidemiologica sta risalendo, lo vediamo negli ultimi giorni, e in tutta Europa sta risalendo questa curva, alcuni paesi versano in situazioni molto critiche. L'Italia è in una condizione migliore, ma non ci possiamo permettere nessuna distrazione, non possiamo abbassare il livello di attenzione, non possiamo abbassare il livello di concentrazione. È per questo che variamo queste nuove misure, comporteranno dei sacrifici ulteriori, però siamo convinti che con questi sacrifici e quindi rispettando queste misure potremo adeguatamente, sempre col criterio quindi di adeguatezza e proporzionalità, affrontare questa nuova fase. Il nostro obiettivo è molto chiaro. Dobbiamo evitare di far ripiombare il nostro Paese in un lockdown generalizzato. La vita sociale, la vita economica ha ripreso a correre. Gli indici economici sono molto positivi. Sta crescendo la produzione industriale, stiamo recuperando terreno, dobbiamo continuare a correre. Allora, per preservare il tessuto produttivo, la nostra economia e tutelare al contempo il nostro obiettivo primario, la salute, dobbiamo adesso predisporci a rispettare queste regole. Le riassumo a beneficio di tutti. Dell'obbligo di portare con sé, di indossare la mascherina anche all'aperto, abbiamo già detto, l'abbiamo già introdotto nei giorni scorsi con decreto legge, lo dobbiamo fare anche all'aperto, a meno che non ci si ritrovi in condizioni di isolamento continuo. Dobbiamo però migliorare anche i comportamenti, assumere comportamenti più corretti anche nelle abitazioni private. Stiamo assistendo a un'evoluzione della curva del contagio e a un innalzamento dovuto soprattutto alle dinamiche che si sviluppano in ambito familiare, in ambito amicale. Quindi anche nelle abitazioni private dobbiamo assumere comportamenti corretti. Come? Indossando le mascherine se ci si avvicina a persone fragili, vulnerabili, se si ricevono ospiti, persone non conviventi, anche lì ci può essere una fonte di pericolo. E vi invitiamo a limitare anche il numero di ospiti, non superiori a 6. E assolutamente vi invitiamo a consentire lo svolgimento di feste, di party nelle abitazioni private. Sono tutte situazioni di pericolo insidiose che ovviamente possono farci sfuggire la situazione di mano. Quindi sono pericolose, dobbiamo assolutamente evitarle. Ovviamente non manderemo, voglio essere chiaro, le forze di polizia nelle abitazioni private. La sfera di vita privata la vogliamo assolutamente tutelare, però tutti dobbiamo predisporci ad assumere comportamenti prudenti per gestire questa fase. E ancora, bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, dovranno chiudere a mezzanotte. E dalle ore 21 c'è un'ulteriore limitazione. Si potrà solo consumare ai tavoli, dentro o fuori che siano, non si potrà più sostare davanti a questi locali consumando in piedi cibi o bevande. Dobbiamo evitare assolutamente assembramenti. Resteranno chiuse anche le discoteche, le sale da ballo. Il governo non le ha mai aperte, rimarranno chiuse. E nei locali pubblici, aperti al pubblico, non saranno consentiti più festeggiamenti, a meno che non siano collegati a cerimonie civili o religiose, penso a battesimi, penso a matrimoni, ma con un limite di 30 persone. Anche qui ci rendiamo conto dei sacrifici, sia per i privati che per gli operatori economici, ma dobbiamo assumere atteggiamenti più prudenti. E non saranno più consentite, quindi saranno sospese, le gite scolastiche, di istruzione, le uscite didattiche, le rinviamo a tempi migliori. E da ultimo vi segnalo che non saranno più consentite le partite, ad esempio, di calcetto, di basket, che tanto ci piacciono. Lo sport di contatto a livello amatoriale non sarà più consentito, mentre invece proseguirà lo sport di contatto tra società professionistiche o dilettantistiche che ovviamente rispetteranno i protocolli e le linee guida. Prego le domande.